Bentrovati, stavolta parliamo di illuminazione, di direzione della fotografia, di illuminatori, perché il cinema, il mondo del videomaking è fatto di immagine, è fatto di fotografie in sequenza, quindi importantissimo l'aspetto fotografico, importantissimo ovviamente la fotografia, illuminare il set, illuminare gli attori, illuminare bene quello che dobbiamo riprendere. Questo tutorial riguarda l'illuminazione artificiale, adesso almeno quello che è la mia attrezzatura e quel poco, diciamo così, che ho imparato rispetto all'illuminazione e alla fotografia. Il cinema delle origini necessitava di grandissime quantità di luci perché la pellicola non era molto sensibile, e quando c'era questa pellicola non molto sensibile in bianco e nero, diciamo che la fotografia era un pochino meno elaborata di adesso. Si tendeva ad avere queste grandissime quantità di luce che illuminassero in maniera abbastanza uniforme i soggetti. A volte c'era un po' l'uso, diciamo, di un'illuminazione contrastata, ma non era qualcosa di raffinato come lo è oggi. Uno dei più importanti rivoluzionari rispetto a proprio alla quantità di luce sicuramente è stato Stanley Kubrick, che dovette riprendere Barry Lyndon, si fece costruire un obiettivo particolare che avesse un'apertura enorme, era meno di F1, se non sbaglio F.07 o 09, non ricordo, e quindi utilizzando anche delle pellicole più sensibili messe a disposizione dalla tecnologia riuscì per la prima volta ad utilizzare addirittura la fiamma della candela come unica luce, molto suggestiva, molto intrigante, creando veramente un momento storico. Del resto Kubrick è anche quello che ha usato le particle lights, cioè le luci che sono all'interno del set, i lumini, gli abat-jour, le lampade e così via, che prima erano solamente un ornamento, invece utilizzò veramente le lampade che c'erano nel set, ovviamente anche grazie alle tecnologie di pellicole più sensibili. Oggi con il digitale, diciamo il low light, che le macchine che lavorano in low light sono molto comprate anche per questo, le macchine da presa digitali riescono a riprendere anche un fiammifero, un accendino, insomma fonti di luce veramente molto piccole che possono creare qualcosa di molto intrigante, spesso misterioso, eccetera eccetera. Allora, veniamo un po' all'attrezzatura. Io la prima cosa che vi dico di comprare, se veramente è la prima proprio, è il cosiddetto LEDino, almeno Cane Secco lo chiama così. Sarebbe un pannello di 300 LED della Yongnuo, e tra le altre cose la Yongnuo fa sempre delle apparecchiature veramente intriganti e fatte bene per 2 lire. Pensate che questo LEDino, che ha la slitta per metterlo sopra la camera, 300 LED che possono essere nella versione solo luce fredda o luce calda e fredda, però in quel caso si perde di potenza, perché se scegli i 150 LED a luce calda hai chiaramente la metà della luce a luce calda, e viceversa se scegli i 150 LED del LEDino a luce fredda c'hai solo la luce fredda. Infatti io ho comprato la versione soltanto luce fredda, che però è più forte. C'è un dimmer, quindi si può decidere la quantità di energia, c'è addirittura un telecomando fornito che serve chiaramente a dimmerare da lontano e accendere e spegnere la lampada, e delle gelatine, sono dei quadrotti colorati di plastica trasparente, servono a colorare, ci sono 4 tonalità, arancione, azzurro, giallo, eccetera, la luce. Tutto per meno di 50 euro, quindi veramente è una cosa da comprare. L'utilizzo principale è un po' quello giornalistico, cioè averlo sopra la camera per riprendere in un locale, in una situazione dove c'è una cosa da riprendere live, però nulla vieta di usarlo anche in altre situazioni, magari diffondendo tramite un po' di carta da forno la luce o utilizzandolo insieme ad altre lampade. Si può utilizzare perché è una luce molto versatile e anche abbastanza forte, che funziona con una batteria, diciamo così, fotografica. Vediamo le luci invece che usiamo nei nostri piccoli set, quando facciamo cortometraggi, spot, videoclip, eccetera. Le luci, diciamo, artificiali si dividono, diciamo, in 3 grandi categorie, come lampade che vengono usate, che sono le luci a tungsteno, che sono quelle un po' più antiche, le più classiche, anche se sono anche ancora oggi molto molto usate, le luci a fluorescenza e le luci LED. Dunque, vediamo subito le luci a fluorescenza. Le più fighe, le più clamorose, le più professionali sono le Kinoflow. Kinoflow è una marca, diciamo, se non sbaglio è tedesca, che ha brevettato un tipo di tubo a incandescenza, quello che oggi chiamiamo neon, che però ha delle caratteristiche che lo fanno costare un sacco di soldi particolari. Innanzitutto non ha mai il flicker, che è una cosa che avvilisce molto i videomaker, perché poi bisogna mettere mano all'otturatore, allo shutter angle, eccetera, e soprattutto rendono
hanno una resa cromatica tale che poi in post-produzione tutti i colori vengono come devono venire, cosa che con un neon tradizionale insomma viene sicuramente meno. Il problema di questi Kinoflow è che un pannello che ha credo 7-8 tubi fluorescenti Kinoflow, un solo pannello costa più di 1.000 euro, quindi è una tecnologia ingombrante e molto molto costosa, che in genere viene usata nei set ufficiali del vero e proprio cinema. Ecco, come lampade ad incandescenza però ci sono le lampade, quelle lì che siamo abituati a comprare, quelle attorcigliate, che sono lampade ad incandescenza. Ci sono di tanti gradi di colore, quindi ci sono quelle più calde e quelle più fredde, fino a luce freddissima a 7000 gradi Kelvin, e sono alla base, queste lampade, dei cosiddetti ed usatissimi softbox. I softbox sono queste lampade che appunto hanno una specie di box nero all'interno argentato, quindi che riflette la luce, e davanti una specie di stoffa semitrasparente bianca che diffonde la luce. Sono molto versatili, innanzitutto sono molto economici, nel senso che oggi le versioni cinesi, io ho comprato un set da 2 che compreso di stand, i portalampade in porcellana fatti anche bene, 8 lampade, 4 e 4, ci sono varie versioni, però conviene comprare 4 e 4, ogni portalampade ha 2 interruttori, quindi si può usare a 2 o a 4 lampade, e la borsa, tutto per 80 euro, quindi insomma hanno questo successo non solo per il loro prezzo, ma anche perché sono particolarmente facili da usare, perché messe davanti ai soggetti a 45 gradi illuminano in maniera uniforme tutto, e quindi diciamo così è difficile sbagliare. Però questo è anche il loro limite, perché uniformando il colore, diciamo l'illuminazione, non c'è contrasto, non c'è un gioco, non c'è la possibilità di intervenire creativamente, artisticamente. Quindi un'illuminazione più contrastata, un controluce, qualcosa di più intrigante, è molto difficile farlo con queste lampade che in realtà diffondono una luce uniforme dappertutto, e quindi è tutto un po' piatto. Quindi quando uno vuole fare, incomincia a progredire, vuole fare qualcosa di un pochino più particolare, incomincia a ragionare sui riflettori che in genere sono a tungsteno. Tra l'altro la maggior parte dei direttori della fotografia ritiene che le luci a tungsteno sono quelle migliori, perfino delle Kinoflow, rispetto diciamo alla resa cromatica, a come i colori vengono resi una volta che poi vanno anche in color correction. La luce a tungsteno, che ce ne sono di vari tipi, io personalmente ho un set delle cosiddette red head, teste rosse, che sono dei riflettori che sono appunto queste semisfere con argentati all'interno, hanno questa lampada che in genere è di 800 watt e delle bandiere per direzionare la luce. Sono luci versatili anche perché sono dimmerabili, quindi si può cambiare la potenza della loro luce, e quindi con il set da 3 si può già fare una efficace illuminazione a 3 punti, che è la base un po' dell'illuminazione. Non ve la spiego perché basta che andate in un qualunque tutorial, ce ne sono in inglese, in italiano, veramente a morire. La versione cinese, le 3 Red Dead costano intorno ai 150 euro compresi stativi e borsa. A onor del vero, le migliori Red Head sono della Yaniro, è un set molto conosciuto che poi viene appunto copiato nella versione cinese, però stiamo parlando di prezzi che più o meno dovrebbero essere il triplo. Qui sempre con il tungsteno io poi ho comprato un proiettore, una lampada Fresnel. Si scrive Fresnel ma si legge Fresnel, in tributo all'ingegnere che inventò questo tipo di lampada, che è fatto con delle scalonature, quindi è molto leggera ma ha le stesse più o meno caratteristiche di una lente più pesante piano convessa. Però rispetto alle precedenti, alle Red Head, in qualche modo questa lente davanti le dà una qualità maggiore. La lampada Fresnel più conosciuta dai videomaker è quella di 650 watt della Arri, questa grande gloriosa marca di cineprese, prima tradizionali, ora digitali, e di illuminazione. In realtà quella più conosciuta dalla maggior parte dei videomaker non è la Arri 650, ma è la finta Arri fatta in Cina 650. Io ammetto la mia colpa, anche io ho questa lampada, anche perché la vera Arri costa più di 400 euro, mentre un Arri diciamo cinese costa sui 120 euro. Io devo dire personalmente l'ho usata già 6-7 volte con delle sessioni di parecchie ore, mi ha una prestazione assolutamente ottima.
però bisogna dire a onor del vero che molte recensioni sul web sono molto negative e dicono che ci sono dei problemi di fusione, addirittura dei fili, dei cortocircuiti, insomma di problemi che potrebbe dare. E questa lampada Harry Fresnel, o la finta Harry Fresnel, ha una manopola che avvicina e allontana la lampada dalla lente, e questo serve a variare il raggio, diciamo il fascio di luce, che può essere, diciamo così, da molto ampio flood, quindi tipo grand'angolo, invece poi si può stringere fino a essere spot, e quindi una luce più concentrata e direzionata per esempio in una parte del volto per delle esigenze di questo tipo. E qui veniamo al limite, diciamo, delle lampade al tungsteno, le Red Head o le Fresnel, cioè il fatto che scaldino in maniera clamorosa. Una lampada lasciata per 3-4 ore penso che arrivi a oltre 200-250 gradi, quindi chiaramente un bambino o un qualunque attore che per sbaglio ci mette la mano, ci inciampa, può veramente farsi male, c'è il pericolo di incendio, qualcosa che sul set può essere pericoloso perché scaldano in maniera incredibile, e per questo oggi sono molto preferiti per esempio i LED. Considerate che una Fresnel a LED, che ha tutta una tecnologia della Harry, che riesce, diciamo, a creare, a risolvere il problema che i LED in genere non sono il massimo per quanto riguarda la resa dei colori, stiamo su 3.500 euro per ogni singolo riflettore. Quanto riguarda i LED, diciamo i famosi LED cinesi, che possono essere le lampade PAR, le slim, quelle più grosse, quelle più potenti, meno potenti, tutto il mondo del LED cinese, certo è molto figo per pochi soldi avere tante luci, però in realtà, al di là del fatto che i LED, appunto, in particolare questi qui che non sono nati per i set fotografici e video, messi a bianco, la W white è un bianco ghiacciato, un bianco freddissimo che ha dei problemi, diciamo, poi in fase di post produzione a farci uscire i colori, e in particolare quelli cinesi poi danno grandissimi problemi, che io spesso ho sperimentato, di flicker. Io infatti ricordo, ultimamente ho fatto un video in un teatro dove c'erano tanti LED cinesi, ognuno aveva un flicker diverso, diciamo così, come frequenza, e quindi qualunque velocità di otturatore mettessi avevo comunque un flicker. Quindi pensiamoci prima di farci un corredo di lampade tutte LED cinesi, perché in realtà hanno una tecnologia che è economica, ma poi si vede sia per i colori che per il problema del flicker. Si possono mescolare le vari tipi di lampade, per esempio le lampade a fluorescenza, che normalmente sono comprate a luce freddissima, i softbox per esempio, si possono poi mescolare con le luci calde come le luci al tungsteno, 7000 gradi Kelvin insieme a 3200 gradi di Kelvin, che è il tungsteno, si può utilizzando le gelatine. È una scienza molto 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 complicata, però in realtà già se noi sulla lampada 1200 gradi Kelvin mettiamo una gelatina azzurra, si compra la gelatina proprio di conversione per luce fredda, e viceversa ne mettiamo una di conversione per luce calda sulla lampada fluorescente a luce fredda, che in generale è giallo ambra arancione, anche se non stiamo sul colore di gelatina precisissimo, sostanzialmente riusciamo a mescolarle, ripeto, mettendo una gelatina di conversione sulla lampada più fredda o sulla lampada più calda. Io personalmente preferisco l'azzurrina sulla lampada calda. Sempre al tungsteno devo ricordare i sagomatori. Io personalmente ho un sagomatore un po' vecchiotto che però funziona molto bene, 650 watt, fa una luce molto concentrata, può cambiare il raggio, diciamo, raggio di proiezione, e quindi può funzionare nei piccoli teatri, nei piccoli posti da occhio di bue. Poi ci sono i sagomatori molto potenti, 2000-3000 watt, che sono i veri e propri segui persone o occhio di bue, sono luci tipicamente teatrali che conviene sempre rendere visibili, esaltare in sede di ripresa con un po' di macchina del fumo, che appunto fa vedere bene il fascio. Questo vale in generale per tutte le luci che si usano a teatro. Spero che questa chiacchierata, ovviamente figlia di un'esperienza, insomma, che non è di pluridecennale, quindi sono semplicemente le mie esperienze e le mie attrezzature di cui ho voluto parlare e mettere a disposizione di coloro che vedono il mio canale, sia stata in qualche modo interessante, abbiate imparato almeno una cosa nuova. Chiunque voglia aggiungere o anche correggere qualcosa può farlo nei commenti. Vi chiedo sempre di iscrivervi al canale, sotto ci sono anche le mie pagine Facebook, i miei siti, così mi potete venire a cercare, e ci vediamo sicuramente su questo canale nella prossima chiacchierata su videomaking.